15 aprile è stato un momento molto importante per tanti settori a livello europeo, ovviamente per il calzaturiero italiano in particolare, perché il Parlamento europeo a larghissima maggioranza ha votato a favore di un pacchetto a protezione del consumatore che include anche l'obbligatorietà per l'Unione europea, per tutti quanti i prodotti di consumo emessi sul mercato dell'Unione, la indicazione di origine obbligatoria. L'Europa, come sappiamo, l'Unione europea è l'unica grande macro area del mondo che ancora non prevede questa obbligatorietà e nonostante l'opposizione di diversi schieramenti che fanno riferimento alle economie che sono più vicine al mondo dell'importazione rispetto a quelle della produzione, il Parlamento con 485 voti a favore, 130 contrari e 27 astenuti si è pronunciato a larga maggioranza a favore di questo pacchetto. Ora manca un terzo elemento perché secondo il Trattato di Lisbona ci vuole il cosiddetto trilogo per approvare, quindi la Commissione europea che ha proposto questo pacchetto, il Parlamento che l'ha votata a stragrande maggioranza e poi il Consiglio che con la presidenza dell'Unione Europea da parte dell'Italia dovrà esprimersi in maniera definitiva per rendere poi questo regolamento direttamente operativo perché non ci sarà più bisogno di una implementazione a livello nazionale. Ovviamente ancora la battaglia è lunga perché sappiamo che all'interno del Consiglio ci sono tanti esponenti di paesi contrari a questo provvedimento che cercheranno di rallentarlo e impedirlo, già un tentativo c'è stato in Parlamento ma che è stato respinto dalle forze parlamentari a favore. Ci tengo a sottolineare un aspetto che magari molti osservatori hanno tralasciato, e cioè che non è un intero paese o un gruppo di paesi che si oppone a questo regolamento, perché la votazione in Parlamento ha chiaramente fatto comprendere come anche paesi come la Germania, come l'Olanda, come il Belgio, che sulla carta sono contrari, tramite i propri rappresentanti hanno votato largamente a favore del Green Deal, perché chiaramente hanno a cuore che i consumatori di quei paesi, che sono anche molto evoluti, abbiano anche loro il diritto di avere chiaramente indicata la provenienza di origine di un prodotto di consumo. L'Inghilterra contraria, la Repubblica Ceca contraria, però in larga parte il preconcetto che per tanti anni abbiamo avuto, che interi paesi, interi sistemi fossero contrari, in realtà ha illuminato un po' su tutti, visto che il dibattito è trasparente, quella che è la realtà dei fatti, e cioè che ci sono alcuni centri di potere, ci sono alcuni governi che si schierano contro, ma i parlamentari, che sono la rappresentanza degli elettori, si sono schierati largamente a favore del Made In. Adesso abbiamo una grande sfida, la presidenza dal 1° di luglio dell'Unione Europea da parte del governo italiano, a cui abbiamo già chiesto, come sono calzaturifici, insieme a Confindustria e altri settori, di mettere questo tema nella top 5 delle priorità. E quindi qui si vedrà la capacità del governo italiano di gestire questa complessa partita, ma dopo la votazione che si è stata veramente a stragrande maggioranza a favore del Made In, sembra leggermente più facile rispetto a quanto fino ad oggi non avevamo ipotizzato. Abbiamo avuto sicuramente già nel MICAM di marzo, successivamente nell'OBUV di Mosca, ma direi anche nella cancellazione della nostra manifestazione di Kiev, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, l'indicazione che comunque qualcosa di grande sta cambiando ad est. Per molto tempo non solamente la Russia, ma un po' tutti i paesi della CSI, Kazakistan incluso, erano stati una valvola di sfogo per molte imprese, anche imprese di minore dimensione, anche imprese non particolarmente attrezzate per essere presenti sui mercati internazionali. Purtroppo siamo in una tempesta perfetta, nel senso che c'è una crisi di tipo finanziario ed economico che ha visto perdere la valuta da kazaka del 30% in uno spazio di 3 giorni, per noi una cosa inconcepibile, il rublo nel corso di alcuni mesi del 20%, un'Ucraina, la situazione politica la vediamo sui giornali tutti i giorni, e comunque momenti di incertezza molto grande anche sul comportamento russo in tutta l'area. Se a questo aggiungiamo lo spettro di sanzioni che al momento non preoccupano i mercati perché sono ancora di facciata, ma dovessero essere ancora più forti, in particolare poi andare ad agire sia sulla possibilità delle imprese russe di pagare, quindi operare in maniera finanziaria sui mercati europei, e soprattutto da parte russa di rendere meno permeabili le frontiere, sicuramente con le dogane potremmo avere dei problemi, e quindi questo creerebbe grandi difficoltà. Nel primo trimestre non abbiamo ancora i dati definitivi, ma possiamo dire che il calo delle vendite è sicuramente 2 cifre. La mia opinione è che siamo già intorno a un 15% di contrazione rispetto all'anno precedente in tutta la CSI. Certo, quel mercato non può essere visto come un unicum, perché anche all'interno della Russia ci sono aree
come Mosca, che risentono sicuramente di meno di questa crisi, risentono di un cambiamento strutturale della distribuzione, della selezione delle imprese, mentre magari altre zone, Ucraina in testa, ma anche il Kazakistan, risentono anche di altre tensioni, di altre difficoltà. E quindi abbiamo grande preoccupazione che un'area di mercato veramente fondamentale per la calzatura italiana possa entrare davvero in difficoltà in corso di questo anno, nello sviluppo dei prossimi mesi. Le imprese ci chiedono spesso alternative a questo mercato, allora dimentichiamoci che un mercato come quello della Russia negli ultimi 10 anni si possa trovare dietro l'angolo. Siamo stati abituati forse anche troppo bene come imprese, dove con solamente una realtà fieristica, ancorché d'avanguardia come quella organizzata da Calzaturifici, si potesse anche per le piccolissime imprese essere presenti sul mercato russo e avere non solo fette di mercato ma anche pagamenti regolari o addirittura in anticipo. Qualcosa è cambiato e quel tipo di mercato difficilmente si andrà a ricreare in Russia o in altre aree del mondo. Noi riteniamo che le due aree principali di sbocco possono essere molto diverse tra loro, la Cina e gli Stati Uniti. Sulla Cina ci stiamo già, siamo già attrezzati perché già siamo arrivati alla terza, ormai siamo alla vigilia della quarta edizione del Meetup Shanghai. Abbiamo visto una leggera evoluzione del mercato anche per quanto riguarda la distribuzione, quindi cominciano a esserci anche negozi multimarca che sono un po' più vicini ai bisogni e all'impostazione delle nostre imprese produttive, e comunque anche una richiesta da parte del mercato di prodotti che sono forse un po' meno di brand esclusivo, mi riferisco in particolare ai marchi francesi, e un po' più legati a un prodotto che abbia un buon rapporto qualità-prezzo, forse di non griff di altissimo livello, ma che comunque sia in qualche modo conosciuto e abbia soprattutto, come ho detto in altre occasioni, una storia da raccontare, perché è quello che chiedono i clienti cinesi. Mercato molto diverso ma alternativo, Stati Uniti, e resta comunque sempre per la calzatura italiana il primo mercato extraeuropeo a livello di numeri ufficiali, ancora nelle mani di pochi gruppi, di grandi gruppi, sicuramente le grandi griffe italiane li fanno parte dal leone. Questo è un mercato molto selettivo e molto competitivo, su questo stiamo collaborando con il Ministero dello Sviluppo Economico per questo grande progetto che durerà 2 anni di formazione delle imprese, di selezione delle stesse, di strumenti di aiuto di tipo finanziario, di marketing, di tipo giuridico, in modo tale da mettere in grado tante piccole e medie imprese che oggi non sono presenti sul mercato americano di esservi presenti domani in maniera più forte, più diretta. Sicuramente una grande sfida, ma riteniamo che non ci siano grosse alternative perché i mercati del Golfo stanno dando buoni risultati, ma non crediamo possano crescere per questioni strutturali di mercato oltre un certo livello, e gli altri, ancorché interessanti come il Canada, la Corea del Sud, che sono cresciuti nel 2013, non rappresentano quel cambio di marcia che sarà necessario per tante imprese per sostituire o affiancare i successi avuti in territorio di lingua russa.